Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti in un nuovo video della Vanilla. Allora, oggi lasciamo perdere la parte decorativa perché io la dichiarerei conclusa. Porteremo un animale. La scelta è tra tre animali, ovvero abbiamo rana, pappagallo e coniglio. Ora deciderò quale, ma prima voglio dormire perché ho voluto fare questa intro di notte per farvi vedere che è tutto illuminato. Quindi va bene così. Comunque scusatemi se nello scorso video l'audio non si sentiva un granché, ma ho cambiato microfono, mo ce n'è uno piccolino nascosto e dovrebbe sentirsi meglio rispetto a quello che avevo. Lo spero, perché quando editavo sentivo sempre bip 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 bip, non so se magari voi lo avete detto nello scorso video, però è una cosa che mi dava fastidio, che si sentiva male. Infatti i due video precedenti a questo sono corti, tipo non arrivano manco a 10 minuti perché ho dovuto levare tutte le parti fastidiose che si sentiva proprio forte questo BBB. Allora, qui devo ancora finire il muro, ma ora ho iniziato a fare delle cose diverse su Twitch, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma piano piano lo faccio. Andiamo sopra. Voglio portare un animale, ma non voglio portarne uno molto difficile, uno abbastanza semplice, anche perché fra poco devo mangiare, voglio fare veloce, ma voglio che il contenuto sia abbastanza. Allora, le rane. Potremmo portare le rane, ora che ci penso, anche se io non l'ho mai vista nel mio mondo, cioè non lo so se le ho viste. Però volevo portare proprio loro perché già abbiamo il recinto fatto, quindi le metto qui dentro e il gioco è fatto. Cioè, stanno belle belle qui e non si muovono. L'unica cosa che potrei fare anche qua, vedendo, posso mettere anche qui delle torce come abbiamo fatto sotto. Secondo me è una buona idea, almeno c'è un po' più di luce. Pure qua direi che va bene così, va benissimo. Ora, per trovare queste rane abbiamo bisogno di trovare la palude. E io non so dove sta la palude. Quindi, ragazzi, si va di razzo. Comunque, ho aspettato tutta la notte qui. E niente, le tartarughe non si schiudono. Io non so che succede. Cioè, fatelo sapere qui sotto nei commenti se sto sbagliando qualcosa. Perché non lo so. Mi sa che me le devo portare già cresciute. Cioè, mi tocca. Allora, per trovare una palude, dove si va? Io non lo so. Può essere pure che l'ho trovata, ma mi sono scordato dove sia. Ci vorrà più tempo del previsto. Io andrei in questa direzione. Non lo so, mi ispira. Prima o poi la troveremo. Tanto di razzi io direi che ne abbiamo abbastanza. Cioè abbiamo, non lo so, mo li unisco. 3 stacche, 14, io direi che sono sufficienti. Ma io sono stupido. Eh sì, cioè, sto andando alla palude senza guinzagli, senza niente. Cioè, come le prendi queste rane? Non so manco che si mangiano le rane. Vediamo un po' se ho qualche guinzaglio al volo. Se no me lo devo craftare. Un po' una rottura, craftare dei guinzagli. Non ne vedo manco uno, raga. Due, basteranno due. Magari qualcuno si rompe. Facciamo così, tanto tutto l'occorrente ce l'ho giù, quindi andiamo giù, ce ne facciamo altre due, ma anche tre, cioè facciamone due che è meglio. Così ne abbiamo quattro. Dai, mo, sei guinzagli, cioè per forza. Ma come sei, oh? Ma? Scusami. Ah, me ne fai due. Ah, che stupido. Vabbè, non fa niente. Non fa niente, ragazzi, non lo sapevo. Ok, possiamo andare. Non lo so, una direzione vale l'altra, quindi boh, andiamo a caso. Andiamo a caso, devo trovare una palude e sperare che ci siano le rane, perché non è detto. Spero che sia vicino. Qua vedo tutti i biomi brutti. Ma quella è una palude? Non lo so se è una palude, sapete. Ma è una palude un po' misera. Cioè, ma che è sta palude? Credo sia palude. Come si vede? Bioma, dove sta? Swamp. Questa è la palude. E che palude di schifo. È una palude di schifo, raga. Ma che è? Non c'è l'acqua. Con le ninfee. Una palude sulla montagna. Vabbè. E io come faccio a trovare le rane, mo? Mo me lo dici tu. O me lo spieghi. Come fai a trovare delle rane qui? Impossibile. Devo trovare un'altra palude. Non ci credo. Mettiamoci alla ricerca, raga. Non lo so. Andiamo in una direzione a caso. Cioè, che palude da schifo, veramente. Oh. Io andrei sempre dritto. Dove ci porta, ci porta. Tanto qua è inutile che mi giro destra e sinistra. Vai sempre dritto, prima o poi trovi qualcosa. Sì che mi sto allontanando molto da casa. Non vedo niente qua. Ok, credo sia una palude. Boh, non lo so. Pare una palude a me. Credo proprio che è una palude. Il problema è che io non ho letti. Ed è notte. Quindi qui, secondo me, iniziano a spawnare gli slime. È un problema. Vediamo un po' che c'è qui. Niente di interessante. Cioè, non c'è un villaggio dove posso dormire? Un villaggetto al volo, eh? Nulla di troppo particolare. Un villaggetto per me? Vedo villaggi. Primo villaggio. Ah, ma è grande! Cioè, guarda, gira qua. Ho acchiappato una palude, è grande. Credo che ci sia una rana. Io sto cercando un villaggio adesso. Solo per dormire. Solo ed esclusivamente per dormire. Quindi, vedi, di farmi il piacere.
parti vivo. Manco un villaggio. Portali su portali, ma niente villaggi. Eppure è strano, cioè un villaggio ogni tanto ci dovrebbe essere. Villaggetto? Comunque sono belli sti video esplorazione, a me piacciono un botto. Non sono monotoni, ecco, non devi stare in un punto fisso. Dai, ma non è possibile che non c'è un villaggio, cioè, ma che sfiga. Ok, finalmente. La palude sta lì, a posto. Si dorme e cerchiamo queste rane. Le rane maledette. Ma buongiornissimo. Hai violenza di razza. Ok, tu non hai letto. Lo hai tu, ma fammi dormire a me, grazie. Sta arrivando lo zombie? Ma ci pensa il golem, ma tranquilli. Ok. Dov'era? Villaggio palude di qua, perfetto. Eccola là. Non è questa però. È piccola questa. Ce n'era una gigante. Eccola lì. Vediamo un po' di trovare queste rane. Io non so manco se le ho mai trovate su Minecraft. Però so che esistono. Cioè, più o meno so il colore. Ma non so se sono anche di colori diversi. Dovrebbero stare qui le rane, in teoria. Ma io non ne vedo. Rane? Rane? Sì, pare che socchiamo un cane. Io non vedo rane, raga. Non vedo rane. Non so manco se veramente si trovano qua. Ma in teoria, cioè sì. Qual è il primo animale che ti viene in mente quando guardi una ninfea? Una rana. Perciò ho pensato, evidentemente no. Eccola qua! Ehi, questo è un rospo, altro che rana. Come la chiappa questa mo? Vieni qua. Non so cosa ti spuna. Casomai mi devo portare una targhetta. Vieni qua. Oh, ma è una. Me ne serve un'altra. Non so cosa ti spunano queste. Il mio ragionamento ha funzionato. Ma ora ti devo trovare un'amichetta. Se no, come fai? Sei da sola. Eccola lì l'amichetta, trovata. Andiamola a prendere. E poi ce ne andiamo a casa. Cerco di fare. Ehi, quante rane là, madonna. 3 rane. Ma sapete che c'è? Portiamone 3 perché sicuramente per la strada qualcuno l'ha aperto. Vabbè, 3 bastano. Quella la lasciamo libera. Ora, amichette, dovete venire con me verso casa. Spero che non sia molto lontano. Ora apro le coordinate. 2000, 2000. Devo arrivare almeno 400. Cioè, mi dovrei fare tipo 3000 blocchi? Vedendo pure la zeta. Insomma, 3000 blocchi. Un po' tantini, eh. Ma vabbè, lo faccio per voi. Lo faccio per voi. Quanto tempo ci metto non lo so, ma lo faccio per voi. Via, fatemi capire prima dove devo andare. Dovrei andare di lì, dovrei andare di là. Quindi, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace e si cammina, bro, verso casa con le 3 rane. Le ho perse, dove stanno? Guarda tu, ste rane. Che ne so, porta 3, cioè, ma che è? Portiamone 2. Scusa, bro, voglio guinzaglio solo. Ok, grazie. Porto a loro 2, regà. E niente, mi metto in viaggio per un po' di tempo. Ok, ragazzi, allora, sono arrivato al villaggio. Il problema è che c'ho sti mostri che mi rincorrono da non so quando. E dall'ultima clip che avete visto, sono passate 2 ore. Perché praticamente non è che ci ho messo 2 ore a portare le rane qua. È successo che ho dovuto mangiare. Perché ero pronto a mangiare, quindi sono andato a mangiare. Quindi ho camminato un po' e poi sono venuto a mangiare. Guarda come entrano easy. Ok, ora voi vi tengo qui dentro. Perché ho paura che despawnano, quindi gli vorrei darvi ma una name tag, sapete com'è? Ora io di name tag mi sa che non ne ho. C'ho i smeraldi però, quindi le possiamo fare. Ho paura però a lasciarle da sole perché non so se despawnano. Quindi, non so, vorrei andare a prendere smeraldi là. Però, vabbè dai, venite con me. Andiamo a prendere smeraldi. Se despawnate vi dirò qualcosa in testa, eh. Non potete capire quanto tempo ci ho messo. Tipo mezz'ora sono stato a portare queste cose a casa. Veloci, veloci. Andiamo a prendere smeraldi, vi do i nomi e vi metto nel recinto. Comunque, mentre mangiavo, mi sono messo a cercare anche video di rane online, vedere un po' quello che. E ho visto esistono anche le rane verdi. Non so dove si trovano, però esistono anche le rane verdi. Forse mi sa dipende dal bioma, una cosa del genere. Se tipo non è nella palude, mi sa che sono verdi, credo, eh. Non ne sono sicuro, che ho visto video di rane verdi, però non era nella palude. Nella palude sono solo rosse. Ho persa una? Dove sei rimasto? Ti fai la camminatella. Non hai capito niente allora, devi correre. Madonna, 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 madonna. Correte, correte. Ho visto la morte di queste rane in faccia. Muori, bruto. Oddio, non potete capire, mi sono spaventato. Ok. E in teoria me ne servono 40, giusto? Giustissimo. Ok, ora si va sotto e si fa il. Mo' vi metto in un habitat proprio che state comodissimi. Fiori, ninfee, tutto quello di cui avete bisogno. Allora, bro delle targhette, grazie mille. Ora, gli devo dare 2 nomi. La parte un po' più complicata. Vai, una la chiamo Frog, come le rane. L'altra la vediamo. Nel frattempo, chiamiamo Frog. Chiamiamo Frog. Tu sei Frog? Bella bella. Mo' per te, stavo cercando un nome. Alice. Alice è una rana, ma che nome è? Cioè, si può sentire un Frogger, Froppy, Lily, Lily? Vogliamo chiamarla Lily a caso? Ma tanto, il nome è solo una cosa in più. Io lo faccio per, diciamo, essere sicuro che non despunino. Abbiamo anche Lily, GG per Lily. Allora, tu sei Frog, quindi tu. Ok, Frog e Lily, ora vi metto nel recinto, così fate le brave e non vi muovete.
Siamo intesi? Siamo intesi. Inizio a portare l'oro. E porco due, se ogni tanto una si stacca, però niente, niente. Lei non ce la fa. Ragazzi, lei non ce la fa. Lily è proprio stanca. Ha camminato troppo oggi. In realtà c'ha ragione, però insomma, un ultimo sforzo può farlo. Salite, salite. Fate le brave e coccolose. Fate le carine e coccolose. Guarda, secondo me faccio prima a fare il giro che passa per l'ascensore, perché le devo spingere un casino. Devo fare una scala, non lo so, qua vicino. Posso fare ogni volta. Niente, ragazzi, è Lily. È sempre Lily. Lo sapevo che era Lily. Quella che rimane dietro. Vai, forza, siamo arrivati, dai, let's go. Comunque, ragazzi, domenica vi ricordo uscirà il video assemblaggio del mio PC. Per l'orario, io credo verso le 3 o le 2. Non lo so, poi vedo. Queste faccio 2 e mezza, via di mezzo. Dai, Lili, dai. Mannaggia voi, oh, non ce la fate. Come facciamo con loro che non ce la fanno? E devo fare, non lo so, una scala. Raga, gli faccio una scala di cobblestone. Guarda, spacco la porta perché già so. Facciamolo entrare. Poi, dove vai? Ah, visto che può saltare? Avete visto? Stava entrando lì? Dai, forza. Siete lente. Ok, così va bene. E Lily e Frog stanno nel loro recinto. Perché qua ci manca l'acqua. Oh, a posto. E anche questo è sistemato. E credo che per questo video siamo anche giunti al termine. Perché vedo il tempo. Sto registrando da 20 minuti questa parte. Prima più o meno era un'ora, quindi direi che va bene così. Quindi, ragazzi, io direi che anche per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se è così, beh, lasciate un like di supporto e commentate. Noi ci vediamo venerdì con il prossimo episodio della Vanilla. Mi raccomando, non mancate. Io vi ricordo che sono anche live su Twitch alle 9 di sera, dal lunedì al venerdì. Se volete seguirmi, troverete il link in descrizione del mio canale. Seguitemi e vi arriva la notifica di quando vado in live. E se volete, potete anche abbonarvi per supportarmi gratuitamente. Cosa fondamentale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, così non vi perdete i miei prossimi video. Più avanti usciranno anche video diversi da Minecraft, quindi pure per quello. Da Fredrix è tutto, ciao ragazzi e grazie della visione.